Volevo dire però una cosa che comunque attiene a quello che ho scritto anche nel libro, perché questa parte nel libro c'è, e cioè quando Candiani dice non ti caccia più nessuno con questo, dice una cosa a mio avviso in parte non vera, perché il problema proprio dei decreti Salvini e della politica di Salvini è che loro hanno rimpatriato 20 persone al giorno. Per rimpatriare i 600.000 che Salvini aveva promesso di rimpatriare prima di avere un buon successo alle elezioni del 2018, ci avrebbe messo 82 anni, che è un auspicio, diciamo, di lunga vita e di governo per Ma così Salvini. peggiora la situazione, Guccini. Mi dovrebbe far finire, perché se no non faccio fatica a completare. E voi li mettevate per strada, cioè non è che li rimpatriavate, li buttavate fuori perché. Ammetto che la protezione umanitaria era stata abusata, questo è vero. Il Ci sono stati 27 gli è scandali stata anche, anche. No, gli non scandali solo. dei centri di accoglienza è un'altra cosa ancora, ma la protezione umanitaria era stata certamente usata troppo negli anni precedenti. Il problema è che loro l'hanno abolita senza preparare nulla dopo. Quindi l'abolizione della protezione umanitaria nel primo decreto Salvini ha portato a 30.000 irregolari in più per strada e gli italiani se ne accorgevano nelle Non è stazioni, così. nei parchi. Mi faccia finire, la prego. E vengo alle ONG. Siccome era evidente questo, il decreto sicurezza 2 contro le ONG è stato necessario perché? Per creare uno specchietto per le allodole. Questa politica contro le ONG è servita per non far vedere i 600.000 che erano rimasti a terra irregolari, che non sapevate nemmeno dove fossero, e per non far vedere gli sbarchi autonomi, che erano l'80% degli sbarchi in Italia. Quindi io perché ce l'ho con questi due decreti? Non perché siano inumani, razzisti, cattivi, perché non funzionavano, funzionavano molto male. Il PD ha fatto bene a cambiarli, ha fatto male a non avere un piano per superarli, perché non basta mettere quattro cerotti a due cattive leggi. Bisognerebbe fare un piano serio sulle migrazioni che si basa su due principi soli. Guarda, è facile anche da capire. Uno SPRAR in ogni comune, Ma no. un CIE in ogni regione. Lo SPRAR è l'accoglienza di secondo livello che permette l'integrazione, ma solo se li rendi obbligatori possono funzionare. Oggi soltanto 2.000 comuni su 8.000 accedono agli SPRAR. Un CIE in ogni regione, perché se lei C è un un centro, centro di di identificazione ed identificazione. espulsione in attesa di poterli rimpatriare. Ma Oggi non anche questo non funziona. esiste perché, come sa, ce ne sono solo 5 o 6 in Un Italia. Tutto momento, questo voi non ma l'avete fatto, avete non fatto solo funziona. campagna elettorale.